Allora, ci conviene andare a cercare queste stramaledette cassette direttamente a Moldro. Perché è il punto dove possiamo andare a colpo sicuro ed è ovviamente anche quello più vicino. Per farlo dovremmo fare una spedizione di 2-3 giorni, vediamo come andiamo. E questo significa che dobbiamo prepararci un kit 24 ore. O 48 ore sarebbe meglio, il che significa un boccione d'acqua filtrata, cibo possibilmente inscatolato e degli snack, carburante e provviste varie per il combattimento, più una serie di strumenti. Un kit da viaggio, infine. Non è solo un kit da viaggio, è anche un kit di sopravvivenza di fatto. Ovviamente la parte più importante è cibo e acqua. Poi avremo anche da andare in bagno sicuramente, ma per quello ci baseremo principalmente su case che troviamo in giro. Tanto sappiamo dov'è il negozio di videocassette Moldro, quindi possiamo andare a colpo sicuro. La base è un po' sprovvista di difese, però in questo momento siamo davvero limitati per quanto riguarda la costruzione del muro, purtroppo. Quindi dovremmo andare così, mi dispiace. Nessun problema, comunque per il cibo, se proprio proprio siamo messi male, abbiamo 13 pacchetti di MR. Ecco, potremmo caricarne 4. Dovessimo essere davvero messi male. Allora, facciamo una cosa. Tu occupati di riempire il boccione dell'acqua. Io mi occupo del carburante e dei kit. Ok? E del cibo anche. Anzi, facciamo una cosa. Tu Boccione fai acqua e cibo, io mi occupo utilizzo. Sì. di tutto il resto. Tanto mi vado a Ok. cambiare. Se ce la facciamo partire per mezzogiorno è perfetto. Quale mezzo usiamo? Il migliore che abbiamo. E porto il fucile a pompa, ok? D'accordo. Quant'è che pesi? 83 kg in diminuzione. Allora possiamo prenderci un po' di pane. Sì, in realtà sarebbe meglio inscatolato oltre all'MR e acqua. Sì, canned bread, il pane scatolato. Sì, dai, può andare. Io per la benzina vado a prendere di sopra la tanica grande. Ci portiamo quella D'accordo. più alcune vuote piccole. Non penso che ci servirà tutto sto carburante che sto prendendo, però non si sa mai. Ah, un generatore ci dobbiamo prendere anche. Ce l'abbiamo uno di scorta? Paura di non sai. Ok, so dove trovarlo, quindi vado a prendere Ok, vecchio subito. magazzino. Esatto, proprio i magazzini, infatti. Ok, batterie, scatola di graffette, piedi di porco. Vado a prendere il generatore, mi vieni a prendere poi dai magazzini, per favore? Sì, va Grazie. bene. Un borsone, prendi un po' di borsoni militari, quelli che abbiamo in armeria. Ok, Va bene. arrivo. Cos'altro ci può servire? Allora, materiali per l'igiene personale ti direi di no, perché tanto non staremo fuori molto. Munizioni le abbiamo prese, armi corpo a corpo di riserva. La mia ascia è Sì. messa bene. Non so se vuoi prendere un paio di mazze da baseball. Ho anch'io in caso un'ascia e una katana che è ancora intatta praticamente. Perfetto. Cibo ce l'abbiamo. Te una torcia ce l'hai? No. Mettila magari sul mezzo perché comunque una torcia ce l'ho io. Dovrebbe far parte comunque del tuo equipaggiamento. E provviste mediche ne abbiamo entrambi. Quindi Sì. Sì. va bene così. Non stiamo a preparare una trauma bag. Basta, ti direi. Mi sa che siamo messi bene. Ok. Sto caricando questo. Quindi munizioni per la pistola ne ho e ne ho anche di riserva. Adesso controllo il fucile. Charlie, India, Alfa, zona designata, ok, sì, va bene. Moderato vento, alcune nuvole, periodi di copertura nuvolosa pesante. Ok. Cioè, non capisco se il periodo meteorologico deve iniziare o terminare. Domani copertura nuvolosa pesante.
Piogge da deboli con possibilità di nevicate. Domani pomeriggio. Oh merda, la prima nevicata, X-Player. E quindi cosa ci conviene fare? No, ci conviene andare comunque perché sennò non partiamo più. Cioè, se inizia a nevicare e nevica parecchio, finito, poi non partiamo più, eh. Dobbiamo assolutamente andare. Vogliamo partire adesso? Volendo, sì. Allora andiamo. Aspetta che devo andare in bagno. Adesso, madonna, sono passato su. Sai che non so se di lì ci colleghiamo alla strada. Ho paura che finisca quella lì. Se vuoi ci proviamo, soltanto che non conosciamo lì com'è la strada. Vabbè, Volendo. proviamo. Vediamo dove ci porta. Perché è una delle due, o quella lì o l'altra. Ho quella sotto, sì. Se è quella sotto è un po' un problema, perché dobbiamo passare dal centro. Se non è quella, tanto riguadagnato. Vabbè, taglieremo in caso, se è possibile. Si suppone ci sia bosco nel mezzo, quindi non so quanto riusciremo a tagliare. Andiamo. Zombie. Non ci siamo mai venuti in questa direzione, vero? Qui sì, più avanti da qua no. Esattamente. Proprio quello che volevo evitare. Ok, sai vero che se dovesse essere un buco nell'acqua, qua ci tocca combattere. Cristo. Ah, c'è una strada così. Ah no, non si collega giù. Dove va a finire questa strada? Oh, Nella principale. dai, che culo. Ok. Benissimo. Chissà dove va là sotto, vabbè. Ci ritorneremo. Bisognerebbe vedere un attimo la mappa di Moldro dove si ricollega. Ma mi sa che no, qua è tutto territorio inesplorato per noi. Sì. Oh, non c'è niente. Ah, le rotaie, queste qua passano dalla stazione dei treni fuori Moldro. Sì. Un altro zip. Soprattutto quel. C'era un mezzo della. Che facciamo? Ce lo segniamo? O andiamo a controllarlo subito? Mezzo? Dove l'hai Guarda, vista? questa ambulanza. No, non la vedo. Fa niente. Era laggiù nella radura. Andiamo, andiamo. Non è che il finestrino è aperto? No, ce l'ho chiuso. Ah, ok, boh, io non riuscivo a Era sulla vederlo. destra comunque dalla tua parte. Ah, ok. Ok, mi è sembrato strano un'ambulanza e una Jeep così in mezzo al nulla. Oh, la vedi sulla sinistra? Sì. C'è tipo un accampamento. Ehi, proposta. Che te ne pare se ci Sembra fermiamo che... qua? Ci Sì. aspettiamo 3 ore, un qualcosina, però ci fermiamo qua. Perché adesso inizio ad essere stanco, davvero stanco. Ci sono delle provviste. Spaghetti in scatola. No, tranquillo, mi sa che è tutto libero. Intanto ascolto anche le previsioni per vedere bene un po' cosa succede. Perché purtroppo non. Prima per via del vento. Cioè, scusa, del meteo non si capiva bene.
Poco più avanti c'è un autobotte, sembrerebbe. Devo Vado a dare un venire lì? occhio. Ah, ok. Se no, do un'occhiata veloce, tanto è tutto libero intorno. Ok. Però ancora Bene. carburante. Ti porto una tanica? Sto portando il mezzo giù. Ah, benissimo. Così tolgo dalla strada. Sì. Ma dicevi che ha messo abbastanza male. Ma c'era altra roba per terra. Altri spaghetti in scatola, una bevanda gassata. Hai controllato il vano portaoggetti? Sì, nulla. Poi scusa, ci sono 15 gradi. Com'è che prevedono delle nevicate? Boh, vabbè. Dormiamo? Sì, dai. Ok. Buonanotte. Notte. Oh, Madonna. Non si vede niente. Sembra tutto libero. Accendere le luci, va. E non si vede comunque niente. Ah no, ok, ecco. Allora, quindi Retromarcia. è giusto. Quindi da qua è tutto dritto? Sì, teoricamente sì. Quindi non ci manca molto. Attenzione perché qua potrebbe esserci qualcuno. Sicuramente c'è un Soprattutto ingorgo macchine in enorme. giro. Porca troia. Ci Esattamente, eccoli. andiamo e combattiamo? Oh, non so se conviene con questa pioggia. Ok, Sono già ho fuori. capito. Finché sono pochi così è meglio mettere in sicurezza la situazione. Tutto il resto è pulito. Ok. Vengo alla Da macchina. lontano Vedi c'è una qualcuno? motocicletta. No. Ok, mi metto un po' in mezzo e spengo la macchina. Se D'accordo. vuoi intanto controlla quei cadaveri. Ok, spenta. In carne essiccata la prendo. Bene, bene. Nulla. Bene. Ho trovato un portaoggetti da bagagliaio. Bello. Salviette con alcol, pacchetto di Un ding sigarette. dong. Dai! Prendiamolo, che l'altro non so di Sì. non so dove sia andato a finire. Un estintore, due asce, me le prendo. Sì, prendile entrambe, piuttosto Il pronto soccorso. mettile nel Vabbè. mezzo, guarda. Oh wow, component kit, microfono, ci sono alcuni mezzi militari, ce n'è uno trasporto truppe, non male. Vediamo un po'. Ho delle provviste mediche qua nell'ambulanza. Sì, ti direi poi una volta che abbiamo guardato qua, vediamo di andare che pioveva. E se davvero è Sì. prevista neve siamo rovinati. Crick, ce l'avevi? Crick per auto? Sì. Ok, perfetto. Questo è un altro mezzo interessante. Ok, questo è da buttare. Sì, son tutte macchine. C'è un'altra autobotte laggiù. Insomma, però nulla di particolarmente importante. Tra l'altro metto un po' di roba in questo organizzatore da bagagliaio e butto tutto nel nostro mezzo. High explosive rocket. Cosa? Sì. Un esplosivo, cioè un Nel razzo. bagagliaio, sì. Di Sì. cosa esattamente, scusa? Non lo so. So solo che questa macchina ha dentro un razzo altamente esplosivo. Ok, va bene. Va bene, va bene.
E funziona. C'è il motore distrutto, ma funziona. E questa è una porta a casa, no? Yes. Dove sei? Sono al mezzo. Adesso carico tutto e arrivo. È messo malino, però... Ah, minchia, però c'ha sopra il portapacchi. Sì. Benissimo. Devi sistemare, secondo me, è tanta roba. Lascialo qua, che poi al ritorno lo prendiamo. Bene, bene. Dai, sali a bordo. Ok. Allora, da qua sicuramente avremo qualche problema. Perché per arrivare dove dobbiamo arrivare, bisogna per forza... Aia. Una motrice. Sì, è da buttare. Bisogna per forza andare sull'interstatale. Il che significa incontrare orde di zombie. Anzi, inizio già a tirarmi fuori il fucile a pompa. Se non sbaglio, il primo punto dovrebbe essere proprio il negozio di videocassette, possibile? Sì, poi quelle le controlliamo. Sì. Sai che però non mi ricordo dov'è. So che è sull'interstatale, ma non mi ricordo dove. Anch'io non mi ricordo. Vabbè, è probabile che dovremmo andare un po' dritti. E poi c'è la stazione di polizia, giusto? Sì. Magari teniamo prima di tutto il negozio di videocassette e poi teniamo la stazione di polizia. Qua c'è la pompa di benzina. Non è qua, vero? No, questo qua è un diner. È quello dopo? No, mi sa di no. La stazione dopo, mi sembra. No, nulla anche qua. No. È qua? No. Mi sa di sì. Sì. Perché c'è l'insegna, però non riesco a capirlo. Non riesco a capire, neanch'io. Io mi ricordo fosse questo. Sì. Sì, sì, è questo. È questo? Sì. Ok, dai, allora mi allontano un po' dagli zombie, scendiamo e spariamo. Meglio. Ok, vai. Dismount. Allora. Occhio dietro, occhio dietro. Ok, te l'ho ucciso. Ok. Mi recupero un attimo delle munizioni ancora. Sì. Ok, disimballa, uno. Veloce. Non ci cerchiano. Attento, stanno arrivando. Ricarico. Capito. Vai, ce l'ho, ci sono di nuovo. Ok. Ma non posso sprecare un colpo per una persona. Si è controllato dietro? Devo ricaricare. Allontanati dal mezzo, però. Sì. Ok. Mi sembra tutto a posto al punto che passo alla pistola, ti direi. D'accordo. È meglio che c'hai silenziata. Ok. Sembra tutto a posto adesso. Okay. Attenzione, c'è un altro lì. Dove? Sopra. Ah sì, vabbè, solo uno. Verso nord-est. Ne arrivano un po'. Ok. L'importante è che sono lontani. Ok, la situazione sembra abbastanza tranquilla. Direi andiamo. Riesco di pulire questi. Vai, tranquillo. Io intanto vado. Se mi faccio un'idea. Sì, allora è lui il negozio. Ci siamo. Ok. Vai così. Puoi prendere un borsone, per favore? Torno indietro subito. Grazie. Vabbè, porto quel mezzo. Sì, l'importante è che non tanto fai pulito. Troppo rumore. Sì, per adesso non sto trovando... Eccolo qua, falegnameria, perfetto.
Spettacolo di cucina, è così. Ok. Fatto, controllo il cibo. Allora, guardo il ripostiglio. Un autobot di quelle belle. Sembra anche messa bene. Ok, allora, c'è un bagno dove c'è uno zombie, ma è chiuso a chiave, che è meglio. E qua ci sono altre cassette. Voglio darmi una mossa perché mi mette ansia sta situazione. Un computer! Devo prenderlo assolutamente. Ok, allora. Computer, vieni con me. Perfetto, arrivo. Il mezzo è proprio qua fuori, giusto? Sì. Arrivo, arrivo. Che operazione pulita, eh. Adesso facciamo un salto alla stazione di polizia. È cibo Mi spazzatura, trovi però ok. non tanto bene, mi trovi a destra dell'edificio. Ok. Che succede? Ci sono? Bello. Hai mica Sta trovato un macchina qui la bagno? voglia. No. A destra dell'edificio. Meglio. Oh mio Dio! Ed è messa benissimo e si può Sì, anche sì. Quella modificare. torna con noi. Quella è una Mustang. Sì. Ma quell'autobot l'hai vista? Dai, Sì, è quello che dicevo prima. ti prego, quanta roba dobbiamo venire a prendere? Inizio ad andare dentro allora. Che devo anche usare i bagni. Anch'io. Sono dentro. Entro dentro anch'io. C'è un boccione dell'acqua. Ok, sono dentro. Vieni a darmi una mano? Un attimo, pulisco qua dietro. C'erano i bagni qua e l'ho fatta a terra. Più bagno per me. In sicurezza e ho trovato anche una chiave. Arrivo. Aperto. Armeria. Munizioni 308. Weapon light. Una Smith & Wesson. Serve il lancio. Weapon light potrebbe essere carino. Sì, infatti l'ho presa. Però il fucile da caccia no. Scatola munizioni 308 che serve a te. Allora. Bag bottle. Cos'è questo? Crossbody bag bottle holder. È un portaborraccia. Fire helmet. Oh, niente. C'è uno zaino e basta. Gun cleaning kit WD-40. C'è un caricatore 223 Remington. Mi servirebbero culinato. Eh sì, perché tu hai un arma NATO. Caricatore per M16, 2. DevGru Rail. Un Daewoo K1. AAC Honey Badger. Oh mio C'è un Dio. Oh mio SP Dio. expandable button. Questo fucile qua ha equipaggiato un silenziatore integrato e abbiamo trovato un altro silenziatore. Mamma mia, che culo. Ottimo, forse potrei avere un boh. Un Heckler & Koch UMP45, un calcio Carico. estendibile e Ecco. un'ottica 3x. Non male, non Ottimo. male, non male. Buonissimo. Mi vedere di qua, questa dovrebbe essere la cella, infatti non c'è niente e nessuno. Usami lì grip. Ho trovato una roba che non capisco cosa sia. Dove sei? Dentro quello che tu dicevi che era un bagno, che non era un bagno. No, non Te era lo metto a questo. terra. Ah, è un manganello espandibile. Oh Ah, merda, ok. zombie. Posso caccare? Sì, ma veloce perché stanno arrivando zombie. Ok. Sto chiudendo le varie porte per mettere più distanza possibile. Quindi tu te ne torni indietro con la Mustang, va bene? Ok, perfetto. Andiamo. Ce la fai a prendere questo computer? Vedo subito. Metterlo nella Mustang più che altro. La Sì. jeepetta la guido io. Ottima spedizione.
Aspetta, volevo anche controllare l'autobot. Se vuoi, ti copro. Tanto sono le Va 2, bene. riusciamo ad arrivare prima di sera. Intanto Ottimo. stavo leggendo il biscotto della fortuna che ho trovato e dice: poco alla volta una persona va lontano. Mamma mia, i biscotti della fortuna. Non buono, però è messo bene. Andiamo. Dai. Buonissima missione, comunque, buonissima missione. Controlliamo anche quelle due macchine della polizia e ti direi l'indomani magari veniamo a prendere poi quel... veicolo militare, quello che abbiamo lasciato per i pezzi. Sprayer, stai attento. Ah, ci hai pensato Infatti. te. Questi tra l'altro sono poliziotti, quindi magari hanno qualcosa. No, Aspetta. c'è una Ora non mazza so da quale sia baseball, non esattamente. so se... Allora, quella che non riuscivo ad accedere. Ah, ok. Ma non era... Non c'era della roba interessante, però qualcosa, dai. Ok, Schifo, in verità. scarico un po' tutto qua dentro, eh. Ah, carica. Va bene, butto nei sedili. Anzi, aspetta, com'è messo il tuo bagagliaio? Vuoto. Ah, vengo lì Penso allora. che... Ma te la porto avanti, aspetta. Sì, grazie. Attenzione. Sì, sono fermo. Ok. Fermo. Ma ti dico quando puoi partire, così poi andiamo. D'accordo. Ci sto buttando dentro anche le armi, tra cui l'Honey Badger, che è un'arma che Bene. fa paura. Cioè, portata e danno altissime. Minchia. Dio mio. Oh, mi infilo in macchina che porco giuda piove. Se continuo così mi bagno. Vabbè che tanto ho il poncho, quindi non ci bagniamo, però. Sì, comunque il poncho ci salva la vita, eh. Avremmo già Sì. 52 raffreddori senza di quello. Quindi allora ricordiamoci se ce la facciamo domani a venire a prendere la B. Vedere ancora un occhio, dare ancora un occhio qua in giro. Vabbè, io intanto vado. Qua prima c'era un'ambulanza. Ne ero Ma, certo. no, io ti ho detto non la vedevo. Ti giuro, l'avevo vi... Schizofrenia. Oh mio Dio. Sono schizofrenico. Oh no. Oh no. No, no, no. Non volevo scoprirlo Please. così. Va bene, sto tornando. Riparto? Sì, probabilmente c'è già 2 km di distanza, ma sì. Tanto Sì, vabbè. la strada è quella. Sto arrivando. Merda, 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 merda. Mi ha quasi bloccato un'orda. È perché questo mezzo qua non è esattamente veloce. Merda. Merda, 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 mi sono Tornando chiuso. del tutto? Abbastanza. Sto Sono chiuso, sono chiuso, sono chiuso. arrivando. Sono tolto un dito però. Aspetta, forse ce la faccio, forse ce la faccio. Ti la tiro via. In qualche modo. Merda. Merda, Bravo. merda, merda. Ok, Eccoti, eccoti. Bravi. ah. Ti tengo anche Ok. dietro. Ti prego, aiuto, X-Player. No, Scappa via. non ce la faccio, sono chiuso. Sto liberando dietro. Ok. Me ne vado in mezzo a questi due mezzi. Allontanati, allontanati, sono salvo. Armaglio dietro.
No, vai via, 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 via. Via. Xperia, in questa direzione. Arrivo. Ok, allontanati, vai al mezzo, io sono salvo. Non ti preoccupare di me. D'accordo. Sono salvo. Tu come sei messo? Spaventato e 100.000 altre cose. Ce la fai ad arrivare o scendo e ti do una mano? No, ce la faccio, ce la faccio. Ok, sono al tuo mezzo. Sì, io così sono... fermerei qui, farei un posto di blocco e ucciderei tutti quelli che si avvicinano. Sì. Inizio a tirare fuori il fucile a pompa. Sì. Guarda che ci metto un attimo. E okay. Qua è un brutto posto però, perché abbiamo quest'angolo qui. Ok, fa niente. Uno si prende un angolo e uno l'altro. A parte che vai, in realtà siamo a posto. Ok. Cos'è? Dobbiamo tornare indietro a ucciderli? Io ucciderei il grosso. Giusto per liberarci da eventuali situazioni spiacevoli in futuro. Sì, ho capito. Ok, per quell'orda lì la faccio io col fucile a pompa. Ricarico. Ok. Beh, oddio, aspetta che ce ne abbiamo anche a sinistra che arrivano. Sì, ho visto. Dai, infatti lì non posso sparare perché ci siete. Ma infatti ci penso io, non ti preoccupare. Merda. Ricarico. Anch'io ho finito i colpi. Ok, aspetta. Arretro un attimino. È pulito, è pulito. C'è un po' di gente che striscia in giro. Ricarico. E occhio. Allora? Indietreggia, indietreggia. Dietro è libero. Ok. Oh, oh cazzo. Libero un paio di palle. E non l'avevo visto. Tranquillo, tranquillo. Ma allora? Ok. Qua sembra essere più o meno libero. Un po' più tranquillo. Che dici, andiamo? Dai, non stiamo... stiamo a perdere tempo se non è necessario. Ok, via. Sì, è libero. Minchia, se me la son vista brutta prima. Sì. Ok. Inizio a portare un po' tutto su. Sì. Oh wow. Sì, abbiamo preso parecchia roba comunque. Oh wow. Che succede? Le modifiche che posso fargli. Stai già sbavando? A me sembrano pronti. Vai a vedere, fai info. Info. Cosa ti dice? Fase di crescita. Fase di crescita. Ah no, pronto a raccolto, sì. Grande! Aspetta, aspetta, voglio vederlo davvero, non stavo scherzando. Voglio vederlo. Vabbè, sai cosa? Vengo così. Nudo. Sì, c'ho soltanto... No, sono serio. C'ho alcune cose addosso, non tutte. Ma niente, devo... devo vederli, eccoli qua. Eccoli qua. Raccogli, che figata. I nostri cavoli. 11 cavoli, X-Player, siamo salvi. Sì. Sì. Sto raccogliendo cavoli nudo. Mi chiesto a vedere se non va male adesso. Aia. Uno di coltivazione fatto. Aia. Basta, X-Player.
No, minchia, devo tornare dentro. Porco Giuda. Ho fatto un freddo della Madonna. Oh, 50 cavoli, X-Player. 50 cavoli. Io ti direi metà li congelo già. Anzi, più di metà. Buona parte di questi li congelo già. A parte che quasi quasi me ne mangio uno così proprio. A sfregio, un cavolo. Ma no, fai un'insalata piuttosto. No, no, l'ho mangiato così. Sfregio proprio fortissimo. Vergognati. Ok, mi devo asciugare un attimo, aspetta. Ti meriti di restare bagnato. 26 gradi. Oh. Spegni la luce. Cioè abbiamo delle tende. No, eh. Ok, mi sto scaldando. Ok, vado a vedere un po' le videocassette di cosa abbiamo trovato. Vuoi venire anche te? Inizio anche a sistemarle. Sì. Minchia, poi dobbiamo assolutamente pulire. C'erano scarti metallici. Ci abbiamo comunque un po' di materiali di formazione. Pensavo peggio, ma abbiamo. Sopravvivenza all'esposizione, abbiamo l'episodio 3, 5, 6, 7. Oh, minchia. Abbiamo anche il fitness club. Perfetto, ho fatto la cernita dei doppioni. Ok. Benissimo. Oh, che bello. Finalmente. Ani e salvi anche. Dov'è la scopa? Mi sa che ce l'ho in magazzino. Cioè, in officina. Credo, sì. Ok, vado un attimo in bagno e poi la vado a prendere perché la base è una merda. Ci sono lampadine da cambiare anche, cioè di tutto. Il prossimo step è trovare i pannelli solari. Altri, sì. Per cui probabilmente ci toccherà andare di nuovo a mall. Beh no, non per forza. Ok, abbastanza bene, abbastanza bene. Ci sono ancora alcuni punti che vanno puliti. Ma ok, grosso è fatto. Dovrei aver messo in sesto un altro mezzo militare. Ottimo. Ottimo, ottimo. Quale mezzo militare, però? Il Gates Commando. Sarebbe? Quello grande. Non la motrice militare, però l'altro grande. Ok, non ce l'ho presente, ma va bene. Il Cadillac Gates Commando T50. Quello che abbiamo usato all'inizio per andare in giro. Quattro ruote, tutto carino. Sì, ok, c'è il parabrezza del cofano al 49%, ma quello non lo tocco neanche. Ok. Non lo faccio nemmeno mangiare, perché mi sa che devo perdere un po' di peso. Io sono 83 kg in aumento. Vorrei evitare di continuare l'aumento. Va bene, dai. Qua purtroppo sai che non sono riuscito a pulire? Non vorrei che avessi a che fare con le porte. Comunque, vado a dormire. Buonanotte. Anch'io. Buonanotte.